confidiamo in un'azione unica dell'intero territorio del Vallo di Diano contro il nuovo assalto della compagnia petrolifera Shell. Così il vice sindaco di Atena Lucana, Sergio Annunziata, commenta in una nota stampa il rinnovato interesse della compagnia petrolifera Shell per il Vallo di Diano, confermato dalla notifica ai comuni interessati da parte della stessa Shell relativa all'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale per l'istanza di ricerca petrolifera denominata Monte Cavallo. La richiesta è stata formulata dalla Shell al Ministero dell'Ambiente lo scorso 14 gennaio e comprende un'area di 222 km quadrati circa, all'interno della quale rientrano i comuni di Atena Lucana, Montesano sulla Marcellana, Padula, Polla, Sala Consilina, Sant'Arsenio, Sassano e Teggiano nel Vallo di Diano e di Brienza, Marsico Nuovo, Paterno e Tramutola in Lucania. La fase dei lavori oggetto della valutazione di impatto ambientale, si legge sull'istanza formulata dalla Shell, prevede l'acquisto di dati geofisici già acquisiti da altri operatori durante precedenti campagne esplorative per integrarli con quelli già in possesso di Shell. Se l'interpretazione dei dati confermasse la presenza e l'economicità delle situazioni di interesse minerario, si legge ancora nel documento, le eventuali fasi successive del programma lavori verranno sottoposte ad ulteriore valutazione di impatto ambientale. La prima reazione istituzionale al nuovo assalto delle compagnie petrolifere nel Vallo di Diano arriva dunque dal vice sindaco di Atena Lucana. Sapevamo che le compagnie petrolifere, conferma Sergio Annunziata, anche dopo le recenti dichiarazioni del governo sarebbero tornate alla carica per perforazioni e ricerca. Si confida in un reale coinvolgimento dei territori interessati da tale progetto e già siamo pronti, senza pregiudizi, a discuterne. Ad oggi dichiaro con decisa convinzione un secco no, visti i precedenti incontri e comportamenti. In attesa di sviluppi e di partecipare alle varie conferenze di servizi, conclude Annunziata, ci prepariamo le nostre valutazioni a tutela delle nostre comunità e dell'ambiente, confidando in un'azione unica dell'intero territorio del Vallo di Diano.